L'isola di Lesbo è uno dei principali punti di arrivo delle persone che scappano dalla Turchia per arrivare verso l'Europa. Il campo principale dell'isola è quello di Moria e ospita a novembre 2019 circa 17.000 persone che vivono in tende o baracche improvvisate. La gestione dei bisogni delle persone è completamente lasciata ai singoli. All'interno del campo non sono garantiti i diritti fondamentali e quando le persone arrivano viene consegnata loro una tenda e una coperta. Mentre alle donne sono consegnati anche alcuni assorbenti che però non sono sufficienti neanche a garantire la copertura dell'intero ciclo mestruale. Il ciclo mestruale è ancora fortemente considerato un tabù, in particolare nei paesi da cui queste persone fuggono. Per le donne del campo, se non hanno soldi propri per acquistare del materiale igienico, anche soltanto chiedere aiuto o denaro ai parenti maschi diventa complicato. Per questo motivo sono costrette a trovare soluzioni alternative come carta igienica, stoffe o giornali, che sono tutti materiali non igienici o comunque assolutamente difficilmente sanificabili in un posto come un campo profughi. Rendere accessibili materiali igienici assorbenti per la gestione del ciclo mestruale potrebbe essere di grande aiuto per le donne per riuscire ad affrontare più serenamente tutti gli altri aspetti complicatissimi che una vita in un campo determinano. Per questo abbiamo deciso di raccogliere dei fondi per portare alle donne che vivono confinate nel campo di Moria assorbenti, materiale igienico e sapone.